Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di una profezia che ha a che fare con la fine dei tempi e che riguarda uno dei santi più amati e venerati al mondo, Padre Pio da Pietrelcina. Ma soprattutto, capiamo quali sono i fedeli che resisteranno a questa tremenda catastrofe annunciata. Prima di proseguire, ti chiediamo solo una gentilezza: iscriviti al canale e metti mi piace. Ci aiuterai a divulgare le nostre storie a più fedeli. Te ne saremo grati. Padre Pio è stato un frate cappuccino che ha vissuto tra il 1887 e il 1968. È famoso per aver ricevuto le stimmate, le ferite di Cristo sulla croce, e per aver compiuto numerosi prodigi a favore dei fedeli che si rivolgevano a lui. Ma forse non tutti sanno che Padre Pio ha ricevuto anche delle rivelazioni da Gesù riguardanti i futuri eventi escatologici, cioè quelli che precederanno il ritorno glorioso di Cristo alla fine della storia. Una di queste rivelazioni riguarda i tre giorni di buio, una catastrofe planetaria che colpirà la Terra in un momento imprecisato, ma vicino al giudizio finale. Padre Pio ha parlato di questa profezia in diverse occasioni, sia in lettere private che in colloqui con i suoi figli spirituali. Ma cosa prevede esattamente questa profezia e come possiamo prepararci ad affrontarla? I tre giorni di buio sono descritti da Padre Pio in questi termini: ci saranno tre giorni di tenebre su tutta la terra. Niente si potrà vedere e l'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni sorta di forme orribili. Sarà impossibile usare qualsiasi luce artificiale durante questo buio, tranne le candele benedette. Chi per curiosità aprirà la finestra per guardare fuori o uscirà dalla sua casa cadrà morto sul posto. Durante questi tre giorni bisognerà rimanere nelle proprie case, pregare il rosario e implorare Dio per la sua misericordia. Tutti i nemici della Chiesa, sia noti che ignoti, periranno su tutta la terra durante questo buio universale, con l'eccezione di pochi che Dio convertirà presto. L'aria sarà purificata da tutti i flagelli e le eresie e il sole risplenderà nuovamente sulla terra. Come potete vedere, si tratta di una profezia terribile e spaventosa, che ricorda le 10 piaghe d'Egitto nel libro dell'Esodo e le calamità descritte nell'Apocalisse di Giovanni come effetto del sesto sigillo e della quinta coppa. Tuttavia, la profezia dei tre giorni di buio non è contenuta nella Bibbia, ma deriva da una rivelazione privata. Questo significa che non è un dogma di fede, ma un messaggio personale che può essere accettato o rifiutato dai fedeli. Allora perché dobbiamo prenderla sul serio? Perché Padre Pio non è stato l'unico a ricevere questa profezia, ma prima di lui altri santi e mistici hanno avuto visioni simili. Tra questi possiamo citare la beata Anna Maria Taigi, la principale veggente dei tre giorni di buio, la beata Elisabetta Canori Mora, la serva di Dio Rosa Colomba Asdente, la beata Maria di Gesù Crocifisso, la serva di Dio Elena Aiello e altri ancora. Tutti questi testimoni hanno confermato l'autenticità e l'urgenza di questo messaggio, che ci invita a convertirci e a prepararci alla venuta del Signore. Ma come possiamo prepararci ai tre giorni di buio? Cosa dobbiamo fare per salvarci da questa catastrofe? Padre Pio ci dà alcuni consigli pratici e spirituali. Innanzitutto, ci dice di procurarci delle candele benedette, le uniche che potranno illuminare le nostre case durante il buio. Ci dice anche di chiudere bene le finestre e le porte, per evitare di vedere le orribili apparizioni dei demoni e di essere colpiti dalla loro furia. Ci dice poi di pregare incessantemente, specialmente il rosario, la preghiera più potente dopo la messa. Ci dice infine di avere fiducia in Dio, che non abbandona i suoi figli e che li protegge con il suo amore. Questi sono i consigli che Padre Pio ci dà per affrontare i tre giorni di buio. Sono consigli semplici ma efficaci, che ci aiutano a vivere nella grazia e nella pace di Dio. Ma c'è una cosa ancora più importante che dobbiamo fare: dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Questo è il comandamento più grande, quello che riassume tutta la legge e i profeti. Questo è il segreto per essere salvati, non solo dai tre giorni di buio, ma da ogni male e da ogni peccato. Perché chi ama Dio non ha paura del male,
perché sa che Dio è più forte del male. Chi ama Dio non ha paura della morte, perché sa che Dio è la vita. Chi ama Dio non ha paura del giudizio, perché sa che Dio è misericordioso. Chi ama Dio non ha paura del futuro, perché sa che Dio è fedele. E chi ama il prossimo non ha paura della solitudine, perché sa che il prossimo è fratello. Chi ama il prossimo non ha paura della povertà, perché sa che il prossimo è ricchezza. Chi ama il prossimo non ha paura della sofferenza, perché sa che il prossimo è consolazione. Chi ama il prossimo non ha paura del mondo, perché sa che il prossimo è speranza. Questo è il messaggio che ci lascia Padre Pio, il santo che ci ha profetizzato i 3 giorni di buio. Ma cosa succederà dopo i 3 giorni di buio? Secondo la profezia, dopo il castigo divino, ci sarà una grande pace e una nuova era di giustizia e santità. Dio purificherà la terra dal male e dai malvagi, e rinnoverà la sua alleanza con il suo popolo. La Chiesa trionferà sulle forze del male e si diffonderà in tutto il mondo. I sopravvissuti ai 3 giorni di buio saranno testimoni della gloria di Dio e della sua bontà. Questa è la speranza che Padre Pio ha voluto trasmettere ai suoi figli spirituali. Una speranza che non si basa sul timore, ma sull'amore. Un amore che ci spinge a convertirci, a pregare e a fidarci della provvidenza di Dio. Padre Pio ha detto: "Non temete, figli miei, Dio vi ama e vi protegge. Siate forti nella fede e nella carità. Non perdete mai la speranza. Dio non vi abbandonerà mai. Egli vi aspetta con le braccia aperte per accogliervi nel suo regno eterno." Questa è la profezia dei 3 giorni di buio di Padre Pio. Una profezia che ci invita a riflettere sul senso della nostra vita e sul nostro destino eterno. Una profezia che ci sfida a scegliere tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, tra Dio e il mondo. Una profezia che ci chiama a prepararci alla venuta del Signore, che verrà come un ladro nella notte, per giudicare i vivi e i morti. Ora ci salutiamo con una preghiera. O Dio, Padre nostro, ti ringraziamo per averci donato Padre Pio, il tuo servo fedele, il tuo testimone coraggioso, il tuo amico sincero. Ti ringraziamo per averci rivelato i tuoi misteri, i tuoi disegni, i tuoi doni. Ti ringraziamo per averci avvertito dei pericoli, dei castighi, dei segni. Ti chiediamo di benedire Padre Pio, di glorificarlo nel cielo, di farlo intercedere per noi. Ti chiediamo di ascoltare le sue preghiere, di esaudire le sue richieste, di concederci le sue grazie. Ti chiediamo di renderlo sempre più noto, amato e imitato. Ti offriamo la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore. Ti offriamo il nostro pentimento, la nostra conversione, la nostra santificazione. Ti offriamo tutto noi stessi, per essere tuoi figli e tuoi discepoli. Ti preghiamo per la Chiesa, per il Papa, per i sacerdoti. Ti preghiamo per le anime del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i bisognosi della tua misericordia. Ti preghiamo per la pace, per la giustizia, per la fraternità. Ti lodiamo e ti glorifichiamo, Padre nostro, nel nome del Figlio tuo Gesù Cristo e nello Spirito Santo che ci unisce in un solo corpo e in una sola anima. Amen.